Buonasera a tutti. Come promesso, sono ritornata, quindi questa sera vi proporrò un'altra ricetta già pubblicata nel mio blog giorni addietro. Tratta dal libro di cui già ho parlato, La carne, ricette per rendere diversa la solita fettina. Allora, stasera parleremo delle bistecche alla cacciatora. Gli ingredienti sono 4 fette di fesa di vitello, 500 g di funghi porcini, una cipolla, farina bianca quanto basta, mezzo bicchiere di vino rosso o di marsala, salsa di pomodoro, olio d'oliva, burro, sale e pepe. Potete realizzare questa ricetta usando sia carni bianche che carni rosse. È una ricetta molto versatile. Allora, volevo dirvi che oltre alla ricetta, il libro dà anche notizie su uno degli ingredienti. In questo caso parliamo di funghi porcini. Forse non tutti sapranno, sicuramente ci saranno degli intenditori, che il fungo porcino è detto Boletus edulis. È un fungo che cresce spontaneamente nei boschi e che viene anche chiamato porcino buono o cappellato. Il diametro del suo cappello può variare dai 5 ai 25 centimetri, raramente, ma può succedere, raggiunge anche notevoli dimensioni. Si presenta giallognolo nella parte superiore, mentre nella parte sottostante è tendente al verde, talvolta ricoperta di muschio. Ha il gambo corto e sodo e la sua carne bianca è tra le migliori che si conoscano fra le innumerevoli varietà di funghi mangerecci. Quindi, a questo punto partiamo con la preparazione. Prendete le 4 fette di fesa di vitello e battetele leggermente con il pestacarne. Intanto, in una padella abbastanza larga, cosa fate? Mettete a soffriggere la cipolla tritata con l'olio e una noce di burro. Passate le fettine di carne, dopo averle salate e pepate, nella farina da entrambe le parti, da tutte e due le parti, premendole, facendo una leggera pressione. Intanto disponiamo le bistecche nella padella in cui abbiamo il soffritto di cipolla e lasciamo insaporire per qualche minuto. Quando si saranno ben rosolate, non fate altro che versare nel tegame mezzo bicchiere di vino rosso o, a seconda dei gusti, mezzo bicchiere di marsala. Io vi consiglio il marsala, io l'ho realizzata col marsala ed è il sapore è delicatissimo. Intanto cosa dovete fare? Pulite per bene i funghi e con una mezzaluna tritateli finemente. Cosa vi posso dire? Devono avere le dimensioni delle nocciole, ecco, delle nocciole tritate, più o meno questa è la grandezza. Intanto che facciamo? Nel tegame aggiungiamo qualche cucchiaiata di salsa, senza esagerare, 3 o 4 cucchiai. E intanto facciamo cuocere a fuoco lento, moderato, con la padella scoperta. A questo punto unite i funghi alla carne e rosolate a fiamma bassa, ancora per qualche minuto, fino a che il sugo non si sarà rappreso. La ricetta è finita, non vi posso far altro che augurarvi una buona cena e una buona serata. Arrivederci alla prossima ricetta.